Ha battuto Cristante, la palla in rete e l'Italia in vantaggio per 1-0 e siamo avanti noi. Dovrebbe essere stato Brian Cristante a deviare il pallone alle spalle del portiere avversario all'altezza del primo palo, cross tagliatissimo e colpo di testa abilitare la posizione regolare. Caputo, il raddoppio dell'Italia ed è valido il gol dell'esordiente di Ciccio Caputo a 34 anni. Bagna questa sua presenza in nazionale con un gol, insomma, credo che veramente gli azzurri. Il risultato invita a fare questa azione. Eccolo, Shaarawy! Grandissimo gol del Faraone. Esattamente alla mezz'ora nel corso del primo tempo cambia ancora il parziale, l'Italia conduce per 3-0. Lancio, così come siamo abituati a raccontare le sue partite, ora il gran lancio per Caputo in area di rigore. All'ultimo momento c'è l'autogol anche sfortunato della Moldavia e siamo 4-0 e questa è veramente sfortuna, diciamo, il portiere della nazionale moldava. Un minuto di recupero da qui alla termine del primo tempo, così come indicato dalla lavagna luminosa del quarto uomo, mentre attenzione a Cristante ancora a pennellare il lancio per Lazzari e solo davanti alla porta alza il pallonetto Lazzari e il Shaarawy. E sono 5, anche se probabilmente il Shaarawy si provava in posizione di fuorigioco. Qualità di Emerson per Grifo in area di rigore da sinistra, parte attraverso in mezzo e c'è la sesta rete. Questa volta sì di Domenico Berardi, che ha appoggiato comodo il pallone nella porta ormai sguarnita. Vanno tutti da Domenico Berardi a congratularsi, ma certo, grande.